Ma buonasera a tutti. Eccoli qua che stanno arrivando, stanno entrando. Buonasera, saluto tutti. È un piacere, grazie anche per voi che siete qua presenti e puntuali. E allora, mentre aspettiamo che si inseriscono tutti, io partirei con un promo di questo grande evento che sta crescendo sempre di più, con delle sorprese pazzesche, vite precedenti, il viaggio dell'anima, Bellaria e Gemarina. 28 e 29 ottobre, e vi assicuro che è qualcosa veramente di incredibile. Si sta formando uno spettacolo veramente emozionante con delle novità pazzesche. E allora, mentre aspettiamo che tutti entrano, vorrei annunciarvi che saranno delle sorprese incredibili per farvi veramente lasciare a bocca aperta su quello che è il viaggio dell'anima. Quindi delle informazioni, delle scoperte documentate, visive, con questo video wall di ultima generazione, quattro telecamere mobili, una regia, un gruppo che suona dal vivo, un accompagnamento di tastiere continuo, due presentatori, ospiti meravigliosi, tante sorprese per veramente un evento per dire io c'ero. E allora andiamo a vedere adesso subito, poi lo rimetterò il promo, di questo grande evento. Manuela Pompas, giornalista e scrittrice. Enzo De Caro, attore e ricercatore. Enzo Parianotti, ideatore di Longevity. Monica Puzzo, contattista di angeli. Anna Tardioli, naturopata. Piero Calvi Parisetti, ricercatore scientifico sulla vita dopo la vita. Thomas Cocciant, maestro di bagno di gong. Nandra Schilirò, spiritual coacher e ipnologa. Sonia Gabaldo, straordinaria medium. Alessandro Porcella, tastierista e compositore. Nicola Missiani, protagonista di un'esperienza di pre-morte. Marco Cesati Cassini, scrittore e ricercatore e ideatore di questo straordinario evento. Non è un corso, non è un convegno, ma uno spettacolo emozionante e formativo. Bellaria Igea Marina, 28-29 ottobre 2023. Vite precedenti, il viaggio dell'anno. E poi, anche se non amate il Corriere della Sera, sappiate che domani esce il quinto numero, il quinto libricino di questa bellissima collana che si chiama Meditazioni quotidiane, interamente scritto e curato dal sottoscritto. È un'idea fantastica che potete trovare in edicola domani mattina, il quinto volume, e tra l'altro potete anche prenderlo senza dover comprare il quotidiano. Vuol dire che questo è a parte. Ogni volta c'è un titolo e dentro il libricino sul fondo c'è tutto il programma della collana. Per esempio, domani è la fiducia, di cui ho mandato un vocale questa mattina. La fiducia, aprirsi alla bellezza del mondo. Vi ricordo anche, e stiamo per partire finalmente, vi ricordo anche che sono tutte le mattine su Telegram, un'app molto utile per lasciarvi un vocale di qualche minuto ogni volta un argomento diverso. Telegram, Marco Cesati Cassin, canale pubblico, mi raccomando, iscrivetevi. E adesso siamo pronti per partire. Oggi non abbiamo ospiti, dovete sorbirvi il sottoscritto. Faremo sicuramente anche un momento di domande e di risposte, ma voglio partire subito perché il tema di oggi è un tema molto importante per farvi capire come tutti quanti possiamo arrivare a raggiungere i nostri obiettivi. I nostri obiettivi che sono dentro la nostra testa e nient'altro. Vorrei partire con questa slide a cui io sono molto molto attaccato, che è il fine ultimo della tua evoluzione. Cosa vuol dire? Dove vuol dire che noi tutti veniamo qui tante volte. Chi non crede alla reincarnazione me ne dispiace. Ricordatevi che io sono parente discendente di San Tommaso, quindi se vi dico queste cose perché ho
ovviamente indagato e raccolto le mie prove, ma è sempre la mia verità. E quindi noi veniamo tutte le volte con un bagaglio, con un karma, con una scelta di genitori, di esperienze, e a questo punto cos'è il fine ultimo di queste discese? È arrivare a dire io sono. Questo perché ogni volta ci sono delle tappe di evoluzione dove l'umanità è suddivisa, frastagliata. Non siamo a livello evolutivo tutti uguali, pur volendoci bene, pur essendo assolutamente tutti, come dire, esseri uno per l'altro, e a questo punto dobbiamo comprendere che l'umanità è in un viaggio e ognuno è al suo punto. La maggioranza dell'umanità è barontica, dal greco baros, che significa appesantito, attaccato alla materia, e questa la dice tutta. Gurdjieff li chiamava addormentati, meccanizzati. Il barontico ha l'impressione del libero arbitrio, ma vive dentro uno schema, e il barontico è il 75% dell'umanità. Questo vuol dire che il 75% delle persone che voi conoscete sono barontiche, addormentate, quindi è molto facile che siano anche dentro la vostra famiglia, i vostri parenti, magari anche dentro il vostro letto, un marito, una moglie, dei figli, tutto può accadere, ma non è questo il problema. Ognuno ha il suo percorso di evoluzione. Sto facendo proprio un piccolo accenno a questo argomento molto interessante. Il 23% invece è anontico, dal greco anon, che vuol dire in ascesa, quindi ha passato tutta la fase barontica e comincia la ricerca, a innalzarsi, ad ascendere, e questo anontico è il 23% dell'umanità. E poi infine arriviamo all'entelico. L'entelico, dal greco entelis, che vuol dire alla fine del percorso, alla fine di tutto, e quindi a questo punto io divento saggio perché ho ultimato il percorso della conoscenza, e dopo essere diventato saggio divento illuminato. Illuminato, che viene dopo il saggio, e quindi ha terminato il percorso della consapevolezza. Quindi alla fine è più importante, come si dice, è più importante essere illuminati che essere saggi. Perché? Perché l'illuminazione, quindi la consapevolezza, ci porta a dire io sono, esattamente come vedete questa immagine, che poi io sono è esattamente chi sei, la divinità che c'è in te. E quindi ho scoperto, come questa bellissima immagine di Saint Germain, ho scoperto la luminosità che c'è dentro di me, finalmente mi sono trovato, e ovviamente la corona, la connessione con il divino. A questo punto, solo a questo punto, io lascerò la dimensione terrestre, non tornerò più per proseguire un altro viaggio. Questo è il concetto di base. Per arrivare però a questo tipo di percorso, noi dobbiamo fare tante esperienze. Quindi, innanzitutto, ricordatevi questa frase. Perché? Perché se voi leggete attentamente il significato, tu sei cosciente e determini l'universo. Tu non sei cosciente e l'universo si determina da sé. Non è che tutto si ferma perché tu non ne sei consapevole, non ne sei cosciente, ma se tu prendi coscienza di quello che fai, sei determinato, l'universo ti accompagna e tutto accade. Capite cosa voglio dire? La determinazione del pensiero è fondamentale per raggiungere i vostri obiettivi, qualsiasi obiettivo essi siano. Leggetevi questa frase, che è fondamentale. Non conta tanto se tu sei risvegliato quanto tu ci creda. Quindi non è tanto il livello che ho appena descritto adesso in cui tu ti trovi, ma quanto tu ci creda in quello che vuoi fare, in quello che vuoi essere. Questo è fondamentale. Adesso veniamo a vedere un esempio pratico, no? Perché poi questa è teoria, portiamolo sul quotidiano di tutti i giorni, no? Io ho un'intenzione e non riesco ad attuarla, non riesco a manifestarla. Perché? Perché sono bloccato,
perché ho paura, perché ho timore, perché non conosco poi che cosa accade dopo, perché sono pieno di S.M. che vuol dire grezzamente seghe mentali. Sono pieno di seghe mentali perché la sega mentale è qualcosa che non è accaduto, ma che tu hai nella tua testa. Peccato che quello che tu hai nella tua testa, e torno a farvi vedere la slide di prima, tu sei cosciente e determini un universo. Quindi che universo stai determinando? Stai determinando un'esplosione di seghe mentali e continui a essere ferma, continui a essere lì e non ti muovi e non accade nulla, ok? Il punto è che tu ci devi credere fino in fondo per quello che tu vuoi fare. Ma a questo punto io ti chiedo, tu che mi stai ascoltando ora, qual è la tua vibrazione dominante? Che cosa significa la vibrazione dominante? La vibrazione dominante è un pensiero di Rosa Croce che arriva da lontano 1400. Questi uomini incredibili, questi personaggi che hanno vissuto 100 anni dopo i Templari e hanno sempre mantenuto questo nominato a causa di quello che era accaduto ai Templari. Pensate come una credenza, fatto perché stiamo parlando di credenze, di condizionamenti, pensate che uno dei più grandi condizionamenti sull'umanità sono stati generati proprio dai Templari. Voi direte, come mai? Sapete perché si dice che venerdì 13 porta sfiga? Sapete perché si dice che venerdì 13 porta sfiga? Perché venerdì 13 ottobre 1307 tutti i templari d'Europa vennero arrestati simultaneamente, incarcerati, torturati, uccisi per un accordo segreto tra il re di Francia, Filippo il Bello, e Papa Clemente V, il primo perché era diventato povero, era finito sul lastrico, il secondo perché si era accorto che i Templari erano diventati troppo potenti, non riusciva più a controllarli, e quindi emanò questa bolla papale in accordo con il re. E quella mattina, disastrosa, accadde quello che accadde in tutta Europa. Si dice che fu la prima operazione di polizia simultanea, tipo Interpol, della storia dell'umanità. Da allora, quindi 1307, sono oltre 700 anni, tutti pensano che venerdì 13 porta sfiga, che la fila 13 non si può prendere in aereo, che non si può mangiare in 13, metteteci tutto quello che volete, siamo tutti lì. E questa credenza è diventata potentissima perché è condivisa da miliardi di persone, tant'è che non esistono le file 13 negli aerei, tant'è che il venerdì 13 è diventata una serie pazzesca di film di quelli che portano proprio terrore. E tutto questo per un fatto accaduto 700 anni fa. Dobbiamo smantellare tutte le credenze che voi avete dentro la vostra testa, perché arrivano dal di fuori, non arrivano dal di dentro. Ovviamente non sto adesso a fare un discorso animico, che voi vi siete scelti i vostri genitori con quelle credenze, con quei blocchi, perché questo è un altro paio di maniche. Adesso siamo qua per chiedervi qual è la tua vibrazione dominante, e voi magari domanderete, ma quello che cosa sta dicendo? Voi sapete che tutto vibra, tutto. Quindi noi vibriamo, noi abbiamo una vibrazione che non riusciamo a sentire, che è l'insieme dei nostri pensieri, che noi emaniamo ogni giorno. I nostri pensieri sono una sorta di edificio, è un edificio mentale. E allora io vi chiedo, qual è la qualità di questo edificio mentale? Che persone siete voi? Facciamo un esempio grossolano, voi siete in genere positivi o negativi? O dipende da che tempo c'è, siete meteoropatici. E allora, secondo voi, qual è il punto per capire la vostra vibrazione mentale? Quanto voi siete determinati nel compiere le vostre cose? E queste cose si possono compiere sempre nella costruttività, non nella negatività. Quindi il negativo non costruisce nulla, distrugge. E soprattutto il negativo emana un pensiero negativo e raggiunge questo enorme serbatoio che contiene tutti, ripeto, tutti i pensieri dell'umanità. Qualcuno li ha chiamati inconscio collettivo, qualcun altro li chiama campo morfogenico, qualcun altro campo unificato. Raggiunge questo campo che esiste, che ci interconnette tutti quanti, che voi ci crediate o meno, ci interconnette tutti quanti. Ho ricevuto una mail pochissimi giorni fa di una ragazza che mi ha ascoltato, non so se è una psicologa, non mi ricordo più, che ha fatto un esperimento una mattina, ha preso il suo cellulare, fatelo anche voi!
fatelo anche voi. Ha preso il suo cellulare, ha detto, vediamo se Cesati ha detto una stronzata. Ha preso 5 persone che conosce bene, che però sono anni che non sente, e si è messa lì una per una a pensare intensamente a loro. Proprio una per una. Siamo tutti interconnessi? Ok. Quelle 5 persone quel giorno, dopo anni che non si sentivano, l'hanno chiamata e mi ha scritto una mail sconvolta piacevolmente di questa tesi. Provatelo, provatelo anche voi, fate San Tommaso anche voi, credeteci. E allora, se voi siete tutti interconnessi, che cosa state espandendo nel campo unificato? Sfiga, tristezza, incapacità, paure, non essere in grado di risolvere un problema? Ecco che cos'è la vibrazione dominante. Voi dovete vibrare positivo per partire. E voi avete un solo nemico, uno solo. E voi tutti quanti direte, lo so, me stesso. No, non è me stesso, sono gli altri. Sono gli altri che hanno una loro vita, un loro percorso, e che vi dicono loro quello che voi dovreste fare. Anzi, magari in virtù della loro esperienza vi mettono in guardia, stai attento a fare questo, stai attento a fare quell'altro, perché è successo questo, perché è successo quell'altro. E dove è andata a finire? Dove è andata a finire? Che rimanete fermi. Perché se poi lo fate, e ovviamente lo fate male, quell'altro che ve lo dice, che ve l'aveva detto, vi dirà proprio quella famosa frase, te l'avevo detto, e godrà. Perché vedete, la gente comunque di base è invidiosa. La gente è invidiosa. E l'invidia è una roba pazzesca che governa il mondo. Quando c'è una persona di successo, la gente sotto sotto gli gira e quindi magari spera che gli accada qualcosa anche a lui, perché lui sì o no. Capite? È poca la gente a cui, anche i personaggi pubblici, a cui si vuole bene, come dire, indipendentemente da ogni cosa. Facciamo un esempio pratico. Alberto Sordi, tutti gli volevano bene Alberto Sordi, era una persona di successo, ma poi va a vedere che Alberto Sordi era un uomo di noi, non era uno messo là sul piedestallo, capite? Quindi l'invidia è qualcosa di subdola, poi è qualcosa di terribile. Quindi imparate a schermarvi, ad essere convinti di quello che voi volete raggiungere. Sì, poi magari confidatevi, sceglietevi bene con chi confidarvi e magari poi andate anche avanti, ma fate, non cambiate mai la strada, perché qualcuno vi dice questo, vi dice quell'altro. E adesso io, per farvi capire da buon San Tommaso che quello che io vi racconto è assolutamente vero, vi racconto una storia realmente accaduta, che è stata portata anche fino a Mediaset, quindi è assolutamente certificata con medici, infermieri, amici e tutto quanto, di una ragazza che nella sua semplicità, nella sua straordinaria determinazione del suo pensiero, ha fatto qualcosa che vi lascerà a bocca aperta. Siamo in una città, questa ragazza sta guidando per tornare a casa, faccio proprio una sintesi, è buio, piove a dirotto, un vento, e a un certo punto lei, mettendo la marcia, non si accorge di nulla, finisce in coma per 3 giorni e si risveglia 3 giorni dopo nel reparto di rianimazione di un ospedale ortopedico in queste condizioni. Questa ragazza dice, scusate, ma che cosa è successo? Perché lei non ha sentito il dolore, no? Questa ragazza praticamente, mentre guidava, le è caduto addosso un pioppo fradicio alto 12 metri, POM! Sul tetto della macchina, lei non si è accorta di nulla, ma purtroppo si sveglia, ha di fianco il primario, ha in fondo al letto papà e mamma che piangono, e il primario che ha purtroppo il triste compito di informarla, lei che è una che correva, che si allenava per andare a correre, tutte le mattine correva, 28 anni, un fiore, una ragazza meravigliosa, a questo punto le dicono che lei è diventata tetraplegica a causa di questo incidente. La reazione di questa ragazza non è come voi potete pensare, magari potete anche ammettere. La reazione di questa ragazza è, ho capito, ma scusi, quanto ci metterò per tornare a correre? No, forse non mi sono spiegato, dice il primario, e gli spiega tutta la vicenda, che la sua vita è cambiata, che sarà su questo lettino, col papà e la mamma che piangono. Va bene, invece di 6 mesi ci metterò 8 mesi, 10 mesi, ma io tornerò a correre.
primario allarga le braccia e dice: genitori, venite voi, perché io non so più che cosa dire, che cosa fare. La madre: figlia mia, devi capire che la tua vita è cambiata. Marco, io non ho mai lasciato entrare nel mio cervello, nella mia testa, una parola simile a tragedia, rassegnazione, panico, tutto quello che magari per qualsiasi persona potrebbe anche essere lecito. Mai! Neanche nelle notti in solitudine. Io volevo tornare a correre. Non me ne fregava niente di quello che avevano detto. Era come se avessero parlato di qualcun altro. Beh, potete immaginare quello che è accaduto. Qualcosa di incredibile che ancora raccontano ancora oggi di questa ragazza meravigliosa. Mi sentivo come se non fosse accaduto a me. E guardate, dopo X mesi stava chiedendo un bicchiere d'acqua, l'infermiera non arrivava e lei muove il braccio per prendere l'acqua. E adesso guardate, faccio ovviamente una sintesi, che cosa è accaduto. Dopo 15 mesi questa ragazza è in piedi davanti alla macchina distrutta. Guardate questa foto e cercate di capire che cosa vuol dire il potere della mente. La determinazione della mente. Non ci sono scusanti. E questa è una foto meravigliosa che le ho fatto io quando l'ho intervistata. Guardate che meraviglia di ragazza dopo 2 anni. Pensate che in quell'intervista mi disse: pensa che adesso ho ricominciato a correre, però dopo 25 minuti mi vengono delle piccole scosse elettriche, te credo. Vi ricordate cos'era prima 2 anni fa? Era tetraplegica a letto. Allora io mi domando: se questa ragazza, che è un'anima arrivata qui per dare questo esempio, è arrivata a fare questo, ma perché voi non riuscite a cambiare lavoro? Ma perché voi non riuscite a lasciare un uomo che non amate più? Ma vi rendete conto? E questa non è una persona plurilaureata, studiosa, magari, che ne so. Pensate che poi dopo qualche anno trovo su questo numero di Natural Style del febbraio 2019, lei non potrà più camminare, oggi faccio la personal trainer. Guardate un po' che spettacolo di storia pazzesca, vedete? Natural donne coraggiose. Allora, io mi chiedo, bisogna arrivare per forza a questi estremi? Bisogna arrivare per forza a queste situazioni proprio borderline? Possibile che io non posso prendere coscienza e dire, come si dice in Spagna, in certi momenti, ya sta? Quando uno spagnolo dice sabes, ya sta, l'altro sa che non c'è più nessun commento, non c'è più nessun ma, mi, mo, ya sta. Uno dovrebbe andare davanti allo specchio, si guarda e dice ya sta, adesso basta, c'è il punto e adesso parto. E comincio a generare con l'universo la determinazione, la mia intenzione, la butto fuori e non cambio più. Perché vedete, il punto qual è? È che uno dice sì, quello bravo a parlare, ovvio, te credo, ma come faccio io poi andare a lasciare questo, a cambiare lavoro? Tu non ti preoccupare, che l'universo ti affianca, ma se tu sei convinto, non ti chiedere mai come, mai chieditelo. Stai sempre sulla linea, l'opportunità ti apparirà quando meno tu penserai, ti accorgerai, crederai. L'opportunità ti apparirà perché tu la stai generando, la stai attirando. Non la vedi perché è ancora magari girata dietro l'angolo, ma non devi mollare. Tu sai che arriva. È lì che si vede quanto stai sul pezzo, quanto ci credi. Io potrei darvi un elenco che non finisce più di persone che ce l'hanno fatta perché hanno seguito questo, non hanno mollato. E attenzione, che più è alto il vostro obiettivo che volete raggiungere, più è alto, più vi metterà alla prova l'universo, perché una legge fisica, una forza uguale e contraria si ergerà e vi inonderà come un'onda. E voi cosa fate? Scappate? Chinate la testa? Tornate indietro? O affrontate l'onda e la passate? Quella porta che si chiude la tirate giù a testate, non mi ferma nessuno, ho deciso, è così! È così che funziona questo mondo, se no è troppo facile. Quindi se c'è qualche decisione che dovete prendere, la prendete, e la chiave è che non dovete mai mollare. A
Adesso vi faccio vedere un altro esempio di quelli terribili, per farvi capire fin dove arriva il pensiero umano. Guardate questa immagine che purtroppo è molto cruda, ma ve la devo far vedere. Guardatela. È stato fatto un esperimento un po' di anni fa da un gruppo di ricercatori che hanno ottenuto presso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti l'autorizzazione a fare un esperimento con un condannato a morte definitivo, un gruppo di psichiatri e psicologi. Una volta ottenuto questo esperimento, hanno preso una persona e doveva andare sulla sedia elettrica, sentite bene questa storia, e le hanno suggerito, dato che ormai c'era già la data di esecuzione, il governatore non aveva dato salvato nulla, quindi gli hanno detto, guardi, invece di finire sulla sedia elettrica, che è una cosa terribile, noi le proponiamo di sedersi, di sdraiarsi su questo lettino, lei tende un braccio e noi praticamente le facciamo un piccolo taglietto sulla vena, lei mette giù il braccio e praticamente c'è un dissanguamento, durerà pochi minuti, ma lei praticamente dolcemente si addormenta e non si accorgerà di nulla. Ovviamente questa è una cosa un po' particolare, ma ha sicuramente meglio di quello che potrebbe attenderla con la sedia elettrica. Hanno trovato un volontario, l'hanno teso il braccio e attenzione, l'esperimento cos'era? Era che invece di fargli il taglio delle vene, gli hanno fatto un piccolo taglio sul fianco e sotto avevano messo un secchio con una sonda con del liquido. Quindi il condannato sentiva con le orecchie, ma non vedeva, il sangue che scendeva nel secchio che faceva rumore. Ovviamente loro gli dicevano che adesso era prima copioso e poi mano a mano sarebbe sceso sempre di meno. Ok, quindi lui nella sua testa sapeva che in quel momento stava uscendo il suo sangue, mentre il suo sangue non stava uscendo. Voi sapete che cosa è successo? Che quest'uomo è morto di infarto quando il sangue ha cominciato a gocciolare e non a scendere più. Quest'uomo da solo, perché non era accaduto nulla, è morto di infarto. Pensate che cosa può fare una mente umana, ed era perfettamente sano. Quindi da una parte abbiamo una che da tetraplegica si rimette a camminare e uno che riesce a fermare il proprio cuore convinto che stia morendo. Quindi che cosa ci stiamo raccontando? Che non ce la fate, voi ce la fate solo se ci credete. Questa è la famosa legge di attrazione. Questa è la legge di attrazione, spesso non funziona perché la gente cambia idea. Ricordatevi che se voi mettete un dubbio, Cesati mi ha convinto l'altra sera, adesso mi metto lì e vado. Dopo 10 giorni direte, no, però forse magari ha detto una stronzata Cesati. Avete lanciato un dubbio e quel dubbio distrugge tutto quello che avete fatto prima. Avete azzerato un'altra volta, dovete ripartire un'altra volta. Capite che cosa voglio dire? La vostra determinazione mentale che entra in questo campo unificato e attrae esattamente i pensieri medesimi è di una potenza pazzesca. Se non lo cambiate, quindi tornando al famoso marito che non ce la faccio a lasciarlo, che mi fa le corna, che se mi separo mi dà forse 400 euro streaming site, io non ho mai lavorato, ho fatto la casalinga, ho cresciuto i figli che adesso sono fuori, non dovete preoccuparvi di come campare, perché quello l'universo ve lo porta su un piatto d'argento. Ci dovete credere però, perché se voi non ci credete, cari miei, non si può. Allora, andiamo a vedere l'esempio mio adesso, perché anch'io ho imparato che la legge del pensiero è potentissima. E questa legge me la insegnò il mio maestro, Giuseppe. Quest'uomo, questo scriccio di uomo, adesso è nell'oltre, ma lui, siciliano, che ha vissuto in Grecia per 50 anni, è stato il mio maestro perché ha avuto una doppia vita. Da una parte era un operaio e dall'altra era una persona di una potenza inaudita. Perché? Perché era morto all'età di 5 anni e in quella morte violenta nel suo paese d'origine a Paternò in Sicilia ha avuto, diciamo, io dico la fortuna di incontrare dei maestri guida in quel momento di morte e di ricevere degli insegnamenti, ma soprattutto ha avuto il dono del non oblio. Cosa significa il dono del non oblio? Significa che quando è tornato in vita ha ricordato tutto quello che gli era stato detto e io personalmente l'ho portato in trasmissioni, in interviste davanti a fisici, astronomi, persone molto quotate e lui rispondeva alla grande perché le informazioni che aveva sul cosmo lui erano direttamente da
entità ben più elevate di un laureato in fisica o in astronomia. Questa foto a cui io sono molto attaccato perché è una foto di 11 anni fa, quando io venni investito a Roma e rimasi purtroppo tanti mesi a letto, e lui venne al mio fianco per darmi conforto e ovviamente a darmi i suoi insegnamenti. Che cosa succede? Che questa persona, a un certo punto, siamo ovviamente finita questa fase della mia malattia, mi dice: oggi ti insegno la potenza del pensiero. E quindi torniamo un'altra volta a questo argomento. E io dico: ma Giuseppe, che cosa vuoi fare? Allora, io abitavo a Roma, ero in cima alla Balduina, che è uno dei colli romani, ero in cima a un viale che si chiama Viale Medaglie d'Oro, e mi dice: vai a prendere il tuo motorino e scendiamo giù fino alla fermata metro Cipro Musei Vaticani, che allora era una cosa allucinante, di anni rivieni di turisti, perché lì dietro c'è i Musei Vaticani, c'è il Vaticano, via Ottaviano, quindi c'era un via vai, e potete immaginare, tra borseggiatori, zingari, c'era di tutto di più. E dico: va bene, quindi vado a prendere il mio motorino, che adesso vi faccio vedere, il mio motorino, che era un Beverly 150 rosso, che qua vedete, un normalissimo motorino per girare in città, e a questo punto scendiamo, tant'è che anche questa foto per me è una foto epica, meravigliosa. Allora Giuseppe aveva 93 anni e mi disse che era più di 20 anni che non si metteva più un casco addosso. E così questo scricciolo mi si attacca dietro come se fosse un bambino di 12 anni, io grande grosso lo sento attaccato, e scendiamo giù e arriviamo fino ai Musei Vaticani, che sono questi, e a questo punto succede quello che io mai avrei immaginato. Torno al motorino e lui mi dice: ok, adesso lasciamo qui il motorino, perché il giorno dopo dovevamo partire per un viaggio. Gli dico: va bene, lasciamo qui il motorino. Bene, adesso io ti insegno il potere della mente. E dico: va bene. Allora, lasciamo qua il motorino, apro la sella per prendere la catena, lui mi ferma il braccio e mi dice: tu, con la tua mente, sei sicuro che non ti ruberanno mai il motorino? Ma certo, Giuseppe, ci mancherebbe altro. E allora la catena non la metti? Io dico: va bene, Giuseppe, non metto la catena. Dovevamo andare via 20 giorni, Io dico: d'accordo, allora mi avvicino per fare il gioco dello sterzo, vedete che c'è la chiave, il gioco dello sterzo per tirar via la chiave dal blocco sterzo. E lui mi riblocca la mano un'altra volta e mi dice: tu sei sicuro con la tua mente che non ti porteranno via il motorino? Ma è ovvio. E allora le chiavi le lasci lì e non le tocchi. Io guardo il motorino, mentalmente gli dico: io e te ci rivediamo al mio ritorno, ciao. Vi assicuro che non ho fatto niente altro, non ho più pensato al motorino, ho lasciato quel messaggio e me ne sono andato. Potete immaginare cosa è accaduto quando sono tornato. Ovviamente il motorino, incredibilmente, era ancora lì, con le sue chiavi penzolanti esattamente nel posto dove l'avevo lasciato. Era diventato trasparente, c'era un'energia che lo proteggeva, c'erano i quattro cavalieri dell'Apocalisse, non lo so, io so solo che quel motorino è lì. Come posso io pensare di non aver io agito in un campo e dato questa precisa disposizione e non l'ho più toccata questa disposizione? Questa è la mia esperienza con la forza del pensiero. E da lì ho cominciato a generare, a creare, non con poche fatiche, quindi non con poche porte che si chiudono, onde contrarie, ci mancherebbe altro, ci sono, è la vita. Ma perché non lo potete fare anche voi? Perché? Perché non lo potete fare? Lo potete fare come? E vi assicuro che ce n'è pieno il mondo che riesce a fare, come la storia, per esempio, di Aaron, che hanno fatto un film pazzesco, di cui non vi faccio vedere le immagini perché sennò mi bloccano YouTube, che questo ragazzo che è rimasto chiuso, scusate, intrappolato dentro un crepaccio mentre correva, nessuno lo vedeva, e aveva questo braccio praticamente bloccato da questo masso, aveva solo un coltellino svizzero, ormai era allo stremo, stava per morire, quando gli apparve suo figlio. Ma lui non aveva figli in quel momento, era l'anima di suo figlio che gli appare meravigliosa e gli dice: tu non puoi morire,
tu non puoi morire perché io devo arrivare al mondo, tu non puoi morire. E lui, quella visione che giura di averla avuta, quella visione incredibile, gli ha dato quella forza pazzesca, di cui il film è molto crudo, con James Franco, di tirar fuori il coltellino e recidere i muscoli, i tendini e l'osso per poter lasciare lì quel pezzo di braccio, vedete questa immagine reale di Aaron senza la parte finale, poter risalire in superficie e salvarsi la vita. E infatti eccolo qui il bambino che poi arriverà e che dirà Aaron che era identico, ripeto, identico a quello che lui aveva visto in quella visione, stramato alla fine della sua apparente vita. E qui ci andiamo a riprendere un'altra volta con la bellissima frase di Giacomo Leopardi: ricordati che anche nel tuo ultimo momento di vita, quando pensi che tutto sia irreparabile e terminato, ricordi che il tuo destino si può trasformare in fato e tenderti la mano. In questo caso il fato era il figlio che doveva arrivare al mondo, che doveva arrivare al mondo, perché accade questo, accade, ci sono dei disegni, ci sono delle trame, ci sono delle scie luminose, ci sono dei compiti, ricordandovi tutti che questa realtà è un film, è una Matrix, e quindi in questo film doveva andare in questo modo, in altri film se ne deve andare prima, tanto la realtà non è questa, è quell'altra. Ricordatevi sempre quello che vi dico, la realtà è quell'altra. Andiamo avanti, cari miei, perché a questo punto io vi voglio portare, questo è anche un altro documento che ho fatto vedere spesso, su un altro versante, quello che sfiora il misticismo con la vostra mente, ovvero la persona di fede che riesce a questo punto a guarire in una sorta di... Paolo, questo è il campo di prova, è una Matrix, è un film. La realtà è l'altra, ma noi potremo rendercene conto solamente quando torneremo di là. Queste sono le informazioni che io ricevo. E non essendo stato di là, purtroppo, altro, caro Paolo, non te lo posso dire. Qui abbiamo un altro caso di potenza della mente. Una potenza straordinaria. Questo fatto è accaduto a Roma e abbiamo un uomo che è un devoto di Padre Pio. Ma sapete i devoti proprio di quelli... li conosciamo, no? Poi Padre Pio potete immaginare, che non si sente bene, va a farsi visitare e purtroppo gli riscontrano un tumore al rene destro. Deve essere operato al più presto affinché non vada in metastasi o ci siano dei peggioramenti. Quindi gli fissano la nefrectomia per la settimana dopo. E quest'uomo cosa fa in questi 7 giorni? Prende il suo treno e se ne va a San Giovanni Rotondo, sta 2 giorni e 2 notti a pregare davanti alla famosa tomba d'oro con dentro il corpo di Padre Pio, dicendo: tu mi salverai, io ho fede in te, io ci credo, tu sei mio, io Padre Pio, insomma un dialogo infinito. Se ne torna, va a farsi ricoverare, gli fanno gli esami preoperatori e il rene è guarito, il rene non ha più il tumore che aveva la settimana prima, ed ecco che è arrivato il famoso miracolo. Qui dovrei informare il Vaticano, mandare, fare, ma qui c'è dell'altro, cari miei, c'è dell'altro, perché il primario sconvolto a questo punto, manteniamolo nominato ovviamente, il primario a questo punto sconvolto manda un'immagine, perché dentro il rene guarito c'era l'immagine di Padre Pio. Adesso vi faccio vedere un'immagine ancora più ravvicinata e quindi vi fa capire come è possibile che a questo punto io vi chiedo quanto c'è di trascendente, ovvero di divino, di mistico, del Santo Pio che interviene e poi Sornione ci lascia anche questa immagine che è evidente, no? Vedete gli occhi chiusi, il naso è un'immagine che è apparsa, e quanto c'è invece di questa persona, come Gisella, per esempio, così convinta, così indistruttibilmente convinta, che è arrivato addirittura ad autoguarirsi e a fare esattamente quello che state vedendo. Questo caso, tra l'altro, adesso vado un pochino più veloce perché il tempo vedo che sta volando, ma è così bello farlo vedere volare, l'abbiamo visto anche con una fedele di Gesù.
Gesù che a questo punto ha una vertebra malata, tumorata, e mentre gli fanno l'attacco per vedere a che punto è la situazione, al posto del cuore questa donna aveva il volto del Cristo che guardava la vertebra. Anche qui è inconfondibile, è assolutamente non discutibile, vedete i capelli, la barba, gli occhi, il naso, che osservano proprio la vertebra, vedete questa vertebra scura, che è la vertebra danneggiata. Andiamo a vedere anche un'altra foto, un pochino più da lontano, per farvi vedere l'insieme dell'immagine, perché poi questo è un insieme di immagine, perché questo tipo di esame, mi ha spiegato la radiologa, è un insieme di immagini che però porta a questo tipo di risultato. E allora, signori miei, guardate fin dove arriva la, come dire, la certezza granitica della gente. Che attenzione! Qui abbiamo una certezza granitica non da persona studiosa, non da persona laureata che è convinta di quello che dice, da una persona di fede, emotivamente semplice, umile, non delle persone strutturate. Però guardate dove porta. Ecco perché poi alla fine ci sono i famosi guaritori di campagna. Ecco perché poi alla fine ci sono quelle persone che riescono a guarire e fare. Perché loro sono semplici, sono convinte di quello. Hanno la loro certezza, hanno i loro riscontri. Hanno i loro riscontri. Allora, mentre io mi bevo un sorso di acqua, vediamo se c'è regia. No, adesso facciamo questo piccolo... Vi faccio vedere qualcosa di pazzesco. Qualcosa di pazzesco. Una cosa che mi ha entusiasmato e che porterò a Bellari Gia Marina a fine ottobre, di una donna che riesce con poche gocce di colore su un tavolo di plexiglass a creare delle immagini che possono essere anche delle comunicazioni con l'oltre. Guardate, è una cosa pazzesca. Io la porterò a Bellaria, dove saranno le telecamere, con le persone che lei convocherà, che farà venire vicino, che quindi canalizzeranno con queste gocce di colore che su questo plexiglass si muoveranno e prenderanno forma e comunicheranno con l'aldilà. È un esperimento per me da caporale alla pelle. Vi faccio vedere questo piccolo film che ho montato con i miei tecnici. Vai. Una donna speciale che con le sue doti medianiche di pittrice energetica, grazie all'ausilio di un tavolo trasparente in plexiglass che verrà posto di fronte a tutti voi e chiamerà qualcuno di voi per canalizzare in modo spettacolare con l'oltre e stupirvi, e davanti a tutti voi lascerà che i colori creino la manifestazione e la comunicazione con l'oltre, qualcosa mai visto prima. Acqua, luci, colori e suoni, gocce di colore fatte cadere in uno specchio d'acqua, con un intento nel cuore. Riveleranno agli occhi forme e tracce di vita in vita e quel principio unificante che è in tutto e tutto è. Un'esperienza unica, indiretta, una trasmutazione dei colori che si fonderanno grazie a una fusione con l'oltre, con entità, energie che arriveranno a comunicare con noi in diretta. Uno spettacolo incredibile che vi verrà proposto a Bellaria, Igea Marina, il 28 e 29 ottobre. Vite precedenti, il viaggio dell'anima, un'esperienza in diretta a cui tu non puoi mancare. Apprensione www.viaggioanima.it. Allora, guardatevi bene questo, eccolo qui, www.viaggioanima.it, perlomeno andate a vedere, andate a guardare, perché
c'è scritto tutto, cosa succederà, vi assicuro che è un evento fantastico. Non potete, dovete dire io c'ero, cavolo, io c'ero, ho visto delle cose che mi hanno commosso, mi hanno istruito, mi hanno emozionato, vi assicuro, perché ve lo dico così, perché veramente io so, e purtroppo posso farvelo vedere solo là, le mie parole non bastano. Allora, andiamo avanti, perché vedete, chi sono i pendoli nella tua vita? Allora, qui andiamo a prendere il grande Zeelan. Tutti noi abbiamo dei pendoli. Cos'è un pendolo? Un pendolo è un succhiatore di energia. È qualcuno che gode a farti star male. È qualcuno che se la prende con te. Potrebbe essere una collega di ufficio, un capo ufficio, ma potrebbe essere anche un padre, una madre, potrebbe essere un marito, una moglie. Potrebbe essere chiunque che tu non riesci a gestire e quindi a questo punto hai difficoltà a muoverti. E la tua vita non è così piacevole, non è così come vorresti che sia. Quindi domandati chi sono i pendoli della tua vita, chi sono queste persone che succhiano. Bene, c'è sempre una soluzione, perché vedete, questi pendoli si nutrono della tua reazione, si nutrono delle tue arrabbiature, basta, mi hai rotto, non ne posso più, si nutrono di questo. Quindi ricordati che l'unico modo per resistere a loro non è contrastarli, non è stare lì e discutere, perché loro sono più forti. L'unico modo è ignorare, mandare il tuo in vacanza, in soffitta, e ignorare la loro esistenza. A questo punto tu non darai più soddisfazione e loro gireranno la loro attenzione verso qualcun altro a cui rompere le scatole. Ti assicuro che funziona. I pendoli sono terribili. Ma andiamo avanti su questo discorso. Andiamo avanti e cerchiamo di capire a questo punto chi è che ti trattiene. C'è qualcuno che ti trattiene? C'è qualcuno che non ti lascia andare? Quei rapporti tossici di cui voi non riuscite neanche a farne a meno, ma lo sapete che è tossico? Ricordatevi che tutti i vostri pensieri vi tornano sempre indietro come boomerang. E ricordatevi anche questa cosa, leggetela bene. Quanto peggiori sono i pensieri di una persona sul mondo circostante, tanto peggiore diventerà per la persona questo mondo. Quanto più essa si amareggia per gli insuccessi avuti, tanto più velocemente ne otterrà degli altri. Riecheggia l'urlo che si è lanciato. È sempre così. È sempre così. Chi vive nel negativo, chi vive nella lamentela, non avrà altro che negatività e lamentele. E basta. Riecheggia sempre. Ma adesso vi voglio dare un piccolo trucco, giochino, chiamatelo come vi pare, che è un vecchio rimedio della nonna per contrastare le persone che vi danno noia direttamente. Attenzione, direttamente, non può essere qualcosa indiretto. Questo arriva dal mondo dei guaritori. Questa cosa la dico da 11 anni. Ho un archivio di centinaia e centinaia di email di ringraziamento e anche qui, se lo volete fare, lo fate. Se non ci credete, non lo fate, direte ma che stronzata ha detto, va benissimo, vi assicuro che potrei portare qui fior fiori di persone a testimoniare quello che vi sto per dire. Vecchio rimedio per interrompere le persone che vi danno addosso. Quindi, oltre che ignorarle, dovete fare questo piccolo rituale. Vi procurate un normalissimo foglietto di post-it. Ok, questo foglietto di post-it lo piegate, anzi mandami in campo pieno, regia, lo piegate in due e lo strappate. Poi prendete ancora una metà e lo piegate ancora. Vi assicuro che funziona! Che funziona. E avete a questo punto un quadratino di post-it. A questo punto prendete la vostra bella penna e scrivete sopra questo post-it Maria Rossi, suocera, perché è una delle persone più comuni alle quali non si riesce proprio a resistere. Una volta dovete scrivere il ruolo, perché magari c'è un'altra Maria Rossi nel mondo, quindi bisogna scrivere Maria Rossi, suocera, oppure Mario Bianchi, capo ufficio.
Perfetto. A questo punto, una volta scritto, piegate su se stesso il bigliettino. 1, 2, 3, 4, fino a farlo diventare un coriandolino grande così. Rigorosamente da sole in casa, o da soli, in casa vostra, prendete il bigliettino e lo tenete stretto forte tra il dito indice e il pollice della mano destra, come per fare ok. Lo portate, sì, deve essere così piccolo, è un problema, lo portate davanti agli occhi e a voce alta direte: e adesso, Maria Rossi, suocera, la smetti di rompermi le scatole, perché io ti congelo per sempre. Detta questa frase, subito dopo aprite il freezer, tirate fuori il cassettino e ficcate questo bigliettino nel fondo del freezer. Rimettete il cassettino, chiudete lo sportello e vi dimenticate di Maria Rossi. Lo so, magari vi farà sorridere, ma questa cosa funziona in maniera pazzesca. Pazzesca! Ok? Ripeto, e adesso Maria Rossi, suocera, la smetti di rompermi le scatole, perché io ti congelo per sempre, e lo ficcate nel freezer. Se volete c'è anche un aspetto di fisica quantistica, voi con il vostro pensiero avete congelato il rapporto tra voi e questa persona. Attenzione! Potete mettere nel freezer chi vi pare, ma attenzione, deve essere sempre una persona che vi dà noia. Una volta una signora mi ha chiamato, mi ha detto: guarda che non funziona mica, né? Dico: cosa, scusi? Quella là del bigliettino, perché? Perché io ho messo nel freezer l'amante di mio marito, ma quello continua a vederla. Vi sembra una battuta? Mi ha detto: signora, ma quello dà noia a me? No, è vostro marito, dovete mettere nel freezer, non fisicamente. Non è lei, quindi cercate di capire bene che deve avercela con voi la persona, deve essere un'azione diretta a voi, ok? Potete mettercene quante ne volete, e per piacere non mi venite a dire: ma quando devo sbrinare il freezer? Perché tutto a un tratto sembra che dovete sbrinare il freezer ogni mese. Quando dovete sbrinare il freezer, quello che farei io è una bella catena del freddo, cioè vi procurate un bel bicchiere con del ghiaccio, ficcate dentro i bigliettini e lasciate lì, perché è anche accaduto che una signora ha tirato fuori il bigliettino del suo ex e proprio in quei 3 giorni che lei ha buttato via il bigliettino, ha pulito il freezer ed è ripartita, quello si è rifatto vivo esattamente in quei 3 giorni. E poi ovviamente ha rimesso dentro le cose e quello è sparito. Non mi chiedete perché, accade, provateci, non ci avete nulla da perdere. Mi ricordo quel mio amico, grande amico di Roma, direttore d'orchestra, che aveva preso una casetta in quartiere San Lorenzo, di quelle piccoline, tutto contento. Purtroppo, ahimè, la sua vicina di casa, proprio di parete proprio, tutte le notti, alle 2 del mattino, metteva a manetta gli AC/DC e le Zeppelin o i Deep Purple. Potete immaginare questo, a parte che uno che suona musica classica, come ho detto presto, una persona di una certa età, no? Una persona era fuori di testa, potete immaginare le raccomandate, le minacce, le lettere, aveva deciso di vendere la casa. A un certo punto mi dice: Marco, ti prego, cosa cavolo posso fare? Io gli ho detto questa cosa qua del bigliettino, lui l'ha fatta subito, mi ha chiamato il giorno dopo e mi ha detto: Marco, non ci posso credere, cosa? Questa notte non ha messo su niente e non ha messo su più niente. E lui lo va in giro a raccontare a tutti perché non sapeva più che cosa fare. Non mi chiedete perché, fatelo, fatelo. Questo è un altro potere, questo è un altro potere di potere della mente, potere della fisica quantistica. Fate questo tipo di manifestazione. Purtroppo la mia ora è già volata. Io so che voi siete stati bene, facciamo una chiusura in bellezza a questo punto. No, questo per andare a letto, lasciamolo così. Ecco, vorrei finire qua. Allora, se voi non ce la fate, per piacere, non vi create continuamente degli alibi e non cercate sempre qualcuno che dia ragione ai vostri alibi. Quando uno comincia a tirarsi fuori degli alibi, è un perdente. Perché gli alibi non devono esistere. Esistono le prove, esistono le difficoltà, esistono quello che ce la deve fare a tutti i costi, ma per piacere non fate gli alibi. E soprattutto quando decidete di fare qualcosa di importante, di forte, che sapete che è una sfida, cercate di sentirvi guerrieri. Quanto sei guerriero della tua vita?
quanto ci credi, quanto vuoi andare avanti, quanto, o ti fermi. La vita è fatta di scelte. Vuoi essere una vittima? Farai la vittima, ma non ti lamentare. Ti guarderai allo specchio e dirai: ho deciso di fare la vittima, e lo farai per tutta la vita. È una scelta, è un'esperienza che magari ha scelto anche la tua anima. Capisci cosa voglio dire? E un'altra cosa, prendi carta e penna se ce l'hai adesso, o prenditi un cellulare per scrivere queste tre parole. Sono tre parole molto semplici. Prima parola, rispetto. Seconda parola, dignità. Terza parola, libertà. Ripeto, rispetto, dignità, libertà. Segnati queste tre parole, attaccatele con un post-it nel tuo specchio e la mattina, quando ti lavi la faccia, chieditelo: mi sto rispettando? Sto vivendo con dignità? Mi sento libera? Perché allora, se non è vero, ti arriveranno dei pugni nello stomaco e te lo ricorderai ogni volta, fino a quando a un certo punto dirai: ya sta. Io questa sera ti ho fatto vedere degli esempi che il tuo pensiero, la potenza del tuo pensiero è enorme. Ci devi solo credere. Solo credere e non mollare mai. Non mollare mai. Ok? Questo è fondamentale. Io vi ringrazio tutti per aver partecipato. Vi ricordo che domani mattina esce il mio quinto numero. Andiamo in campo pieno. Il mio quinto numero del mio libricino per parecchie settimane, per tutta l'estate. Quindi è un libricino molto carino che trovate in edicola senza dover comprare per forza il Corriere della Sera. Cesati, esce il Corriere della Sera. Non avete idea di quanta invidia e di quanta cacca mi stanno tirando addosso, ma io sono contento. Tanti nemici, tanto onore. E vi ricordo ancora una volta, su Telegram mi trovate sempre, per forza e comunque, e andate sul mio canale, il mio sito marcocesaticassin.com, perché là troverete tutti gli eventi strepitosi che organizzo e che meritano di essere veramente provati. Un bacione a tutti, ci ritroveremo ancora, è stato bellissimo, grazie, grazie, grazie di aver partecipato con me, e questo per me è importantissimo. Siete il mio pubblico e vi voglio bene. Grazie di cuore. Andiamo ancora con un promo di Bellaria e Gia Marina. Le iscrizioni continuano, i posti scendono. Non potete mancare, ve l'assicuro. È un'esperienza unica. Ciao a tutti. Manuela Pompas, giornalista e scrittrice. Enzo De Caro, attore e ricercatore. Enzo Parianotti, ideatore di Longevity. Monica Puzzo, contattista di angeli. Anna Tardioli, naturopata. Piero Calvi Parisetti, ricercatore scientifico sulla vita dopo la vita. Thomas Coccian, maestro di bagno di gong. Nandra Schilirò, spiritual coacher e ipnologa. Sonia Gabaldo, straordinaria medium. Alessandro Porcello, tastierista e compositore. Nicola Missiani, protagonista di un'esperienza di pre-morte. Marco Cesati Cassini, scrittore e ricercatore e ideatore di questo straordinario evento. Non è un corso, non è un convegno, ma uno spettacolo emozionante e formativo. Bellaria Igea Marina, 28-29 ottobre 2023. Vite precedenti. Il viaggio dell'anno.